Mimmo Sabbadelli, allora finalmente primo successo del 2018, si veniva da un periodo non semplice perché erano arrivate due sconfitte intervallate anche dal riposo, avevi bisogno soprattutto di una buona prestazione che c'è stata, soprattutto dal secondo quarto in poi. Sì, come hai detto tu, venivamo da un periodo non felice, anche perché comunque questa è una squadra che, ripeto, lavora tanto, quindi poi quando non vengono i risultati c'è sempre un po' di, così, di pressione. Oggi non era una partita facile, perché uno se guarda la classifica può pensare che sono partite scontate, ma non è così, perché questa è una squadra che alla fine non molla facilmente. All'inizio siamo partite contratte, si vedeva che avevamo un po' la pressione di inizio anno, poi pian piano le ragazze si sono sciolte, abbiamo cominciato a giocare la nostra pallacanestro e il risultato di avere 5 ragazze in doppia cifra mi fa capire che questa squadra finalmente è tornata a giocare. Ecco, finalmente è tornata a giocare. Cos'è successo all'inizio anno? Ma all'inizio anno io ho sempre detto, un po' le soste a me mi spaventano, quindi noi veniamo da un periodo positivo e questa sosta ci ha un po' così fermato. Poi è normale che rientri dalla sosta, giochi, c'è la sosta perché la pausa del campionato per te, e quindi è normale che questa cosa non ci ha manco agevolato. Abbiamo avuto degli infortuni, abbiamo avuto dei problemi personali di alcune ragazze alle quali io veramente mi sento vicino e sono orgoglioso, perché soprattutto Alesiani, oltre a Dendamaro, ma soprattutto Alesiani ha avuto un momento molto 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 duro e oggi ha dimostrato che piano piano ne sta uscendo, e veramente sono orgoglioso. Guardiamo oltre, adesso c'è un'altra squadra sarda all'orizzonte, insomma è una partita anche quella da prendere con le molle. Ma noi, come dico sempre, non dobbiamo guardare le nostre avversarie, noi dobbiamo guardare in casa nostra. Noi se giochiamo come stasera di squadra, dove veramente abbiamo fatto delle giuste letture, abbiamo giocato in maniera, ripeto, pulita negli spazi e con i tempi giusti, questa squadra può giocarsela con chiunque, al contrario se la può complicare la vita con chiunque. Quindi non dobbiamo commettere l'errore di pensare che ad Alghero sarà una passeggiata, assolutamente, anche perché Alghero si deve salvare e quindi veramente butterà il sangue pur di vincere.